La Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo è un luogo incantato, un luogo meraviglioso che ha vissuto tempi d'oro in cui si pescavano decine e decine di tonni, in cui dava lavoro ai pescatori di San Vito, un posto meraviglioso davanti al mare. Un posto che dopo la chiusura della Tonnara si è andato deteriorando, sono crollate mura, in questo momento se uno entra dentro vede sfacelo, macerie. È un bene che però bisogna salvare, è stato eletto bene del cuore del FAI da tutti i voti dei siciliani, quindi è un bene che i siciliani vogliono salvare. Ma salvare questo bene adesso è abbastanza complicato perché è stato coinvolto nelle disavventure giudiziarie dell'ex padrone della Valtour, del gruppo Valtour, che è arrivata addirittura una confisca, e quindi una situazione molto complicata. Però questo bene va salvato, va restituito alla comunità, va restituito ai siciliani, bisogna intervenire perché si eviti che crolli definitivamente tutto. Bisogna salvare questo posto che ricorda estati felici di tantissimi siciliani.